Ai Campi Neri, verso la fine dell'età del rame, inizia la frequentazione di un'importante area di culto utilizzata per oltre 2500 anni, fino alla tarda età romana. Il territorio è costellato di pascoli alternati a boschi e caratterizzato dalla presenza di vaste aree umide e torbiere. Durante l'età del bronzo, l'area sacra dei Campi Neri si amplia notevolmente. Attorno al cerchio di pietre compaiono per la prima volta tracciati sacri e fosse di combustione, elementi che caratterizzeranno anche le successive fasi di frequentazione del sito. Databili al XIII secolo a.C., sono le prime tracce di un'altra importante area sacra, quella denominata di Vallemporga, immediatamente a monte dell'attuale frazione di Mechel. Il territorio, oltre ad essere costellato di pascoli alternati a boschi misti di faggio, quercia, abete, larice e pino silvestre, doveva presentare dei campi coltivati. Sono databili alla fine dell'età del bronzo le più antiche abitazioni ritrovate ad oggi, appartenenti alla cosiddetta cultura Luco, situate lungo le pendici occidentali del Dos di Pez, in prossimità dell'odierno oratorio, e disposte sul limitare dell'area umida delle Moie. Durante i secoli della civiltà retica, il territorio di Cles, oltre a mantenere la presenza di due importanti santuari presso i Campi Neri e Vallemporga, si caratterizza per lo sviluppo di almeno due villaggi posti nelle vicinanze delle zone acquitrinose. Mentre quello presso le pendici occidentali del Dos di Pez ha continuità di vita con il precedente insediamento, nasce un secondo villaggio posto a valle dell'attuale frazione di Mechel. In età romana, il territorio di Cles mantiene il ruolo di centro religioso dell'area, con la presenza dei due grandi santuari, Campi Neri e Vallemporga. La valenza dell'abitato è confermata dal noto ritrovamento della tavola clesiana e dalla presenza continua del centro insediato alle pendici del Dos di Pez, che va ampliandosi fino a lambire le necropoli a sud della collina. Si sviluppa una viabilità più strutturata, con due importanti arterie che percorrono il territorio clesiano. Con l'avvento del cristianesimo, nella tarda età romana, vengono abbandonati i millenari santuari presso Campi Neri e Vallemporga. Viene mantenuto l'abitato sulle pendici occidentali e meridionali del Dos di Pez, dove verrà fondata la prima chiesa. Vi sono poche attestazioni riguardanti il territorio clesiano nell'Alto Medioevo. Fra queste sono da notare l'edificazione, tra il VI e l'VIII secolo, di un edificio sacro precedente la chiesa di San Pietro a Maiano e, intorno all'anno 1000, la costruzione della primitiva parrocchiale di Santa Maria. Durante il basso medioevo, il territorio clesiano ha uno sviluppo accelerato. Attorno alla zona ormai bonificata delle Moie, si formano, oltre al centro abitato di Pez, i centri di Spinazzeda e Prato. I documenti definiscono questi tre quartieri come componenti il paese di Cles. Si sviluppano contemporaneamente alcuni villaggi poco distanti, inseriti nell'ambito della pieve di Cles: Maiano, Mechel, Caltron, Dres ed infine San Vito. Il territorio si dota di una viabilità più articolata, con due vie principali imperniate sull'incrocio di Piazza Granda, centro urbano di Cles, e si caratterizza per l'edificazione di numerose chiese e di diverse strutture fortificate, fra le quali i castelli di Cles e di Sant'Ippolito.
Durante il Cinquecento, grazie alla guida del principe vescovo Bernardo Clesio, Cles acquisisce il titolo di borgata 1535 e apre una importante stagione artistica con il restauro di edifici in stile clesiano, commistione degli stili gotico e rinascimentale. Fra questi, le chiese di Santa Maria Assunta a Cles e Mechel, il castello di Cles e i palazzi Assessorile nel centro di Cles e Firmian al margine settentrionale di Mechel. Mentre il territorio montano è dedicato al pascolo, le campagne attorno al borgo sono coltivate principalmente a vite e ad alberi da frutto. In età moderna, il centro di Cles acquisisce l'impronta che tuttora lo caratterizza. Numerose famiglie nobili ampliano i propri palazzi, mentre alle porte del quartiere di Spinazzeda viene edificato il convento dei frati francescani, con la chiesa di Sant'Antonio. Con la seconda metà del Settecento compaiono le prime filande e nelle campagne prende l'avvento la coltura del gesso. In epoca asburgica, Cles accresce il ruolo di capoluogo delle valli del Noce. Il centro urbano muta aspetto con la costruzione di grandi edifici ospitanti scuole, caserme militari ed attività produttive. In particolare fioriscono le filande, le concerie delle pelli e l'industria della produzione di laterizi. Vengono dismessi i cimiteri attorno alle chiese e costruiti due camposanti alle periferie meridionali di Cles e di Mechel. Viene creata una viabilità più funzionale e moderna con la costruzione di Via Trento e nel 1909 viene inaugurato il percorso ferroviario della Trento-Malé con due stazioni nel centro dell'abitato. Negli ultimi 100 anni Cles ha mutato profondamente aspetto. Il paesaggio circostante l'abitato si caratterizza per la presenza del grande lago artificiale di Santa Giustina e per la monocoltura della pianta del melo. Nella montagna è stato dismesso il pascolo a favore di foresti di abeti. La costruzione di nuove vie serve una popolazione in continua crescita con nuovi popolosi quartieri, come quello di Lanza, e grandi complessi architettonici come il polo ospedaliero, che si inseriscono lungo la nuova importante arteria di Viale De Gasperi ed il polo scolastico. L'antico acquitrino delle Moie ha lasciato il proprio spazio ad una vasta zona industriale ed artigianale. Oggi l'equilibrio tra uomo e natura è visibile nell'inconfondibile fisionomia del paesaggio, nella vitalità della borgata, attenta a valorizzare le peculiarità locali a favore delle generazioni future.